Guardate bene, perché per la squadra del peperone con Vincenzo Marconi da Cuba, la pantera del volley, Tai Agüero! Buongiorno. Diciamo che lei è di Cuba naturalmente, ha giocato tantissimo nella nazionale cubana con cui ha vinto davvero tutto, ma adesso tu sei a Novara, vero? Da quanto tempo? Sono a Novara da 2 anni, prima giocavo a Perugia, mi trovo bene qui in Italia e quindi per me è una grandissima soddisfazione aver giocato qui in Italia e continuare a giocare. Siete primi in classifica con il Sant'Orsola e quindi sono molto molto contenta. L'assist al Sant'Orsola, primi in classifica in Serie A1 anche grazie a te. Sì, questo sicuramente, anche perché dicono che sono la Ronaldinho della pallavolo. È vero. E quindi... Più bella di Ronaldinho. Beh, certamente, certamente sì. Senti, poi racconteremo un po' di te, perché lei qui in Italia ha trovato l'amore, ha trovato marito. Vedi, un infortunio può portare delle belle cose. Giusto. È vero? Bellissimo. È vero. Adesso poi racconteremo la tua storia, che è davvero molto bella. Intanto vediamo la tua spesa, Tai. Tai è il diminutivo di... Tai. Il nome intero? Tai Smari. Tai Smari, giustamente Tai, perché sennò in Italia. Allora abbiamo delle bietole, delle carote con il ciuffo, la maglia, grazie, grazie, grazie. Questa è la della maglia tua della tua squadra. Della squadra. Un grazie. Per te. Con il tuo nome dietro. Sì. Guarda com'è piccolina, ma io non ci sto qui dentro. È attilata, rimane attilata al corpo. Soprattutto è. E quindi qua chissà che roba, va bene. Grazie, la metto qui, dopo la prendo. Poi abbiamo il cocco. Il cocco che è tipico anche di Cuba, che si mangia molto il cocco. I tomini. Il tomini. Questo l'hai imparato in Piemonte, sì, però. È un formaggio tipico del Piemonte. E qua che ci abbiamo? Il petto d'anatra. Beh. Quindi farai una cucina un po' cubana e un po' milanese con... Un po' fuge. Un po' fuge. Tu se ti sei ripreso da Tai, riesci a cucinare? Sì, brillantissimo. Allora, cara Tai, tu hai una storia meravigliosa. Perché? Allora, tu sei cubana, hai giocato a Cuba nella nazionale, nelle giovanili, cioè hai iniziato tutta la tua carriera nella pallavolo cubana. Dove non era comunque facile avere del tempo per te, no? È vero, tu avevi una vita proprio dedicata, cioè quando una è dentro in uno sport nazionale di così grande livello, a Cuba sei un po' costretta. Sì, questo sì, anche perché io ho iniziato a giocare a pallavolo da piccola, avevo 10 anni, e quindi però non è che ci tenevo tanto alla pallavolo. Poi è vero che per arrivare a grandi livelli a Cuba bisogna lavorare tanto, quindi io da piccola ho iniziato... E mi sono sforzato in tutto e sono arrivata qui in Italia, dove mi trovo molto bene. Perché tu, una volta che la tua nazionale ha giocato in Francia, nel 2001, tu poi sei rimasta in Italia. Sì, io sono rimasta. Sei rimasta in Francia e poi sei venuta appunto a giocare in Italia, a Perugia. Giusto. E la tua famiglia è rimasta a Cuba però. Sì, i miei genitori, tutta la mia famiglia, i fratelli. Puoi andare a Cuba a trovarli? Adesso no, non posso andare, anche perché a Cuba gli sportivi, i musicisti sono delle persone molto importanti e mi creano problemi per entrare. E spero però adesso con la cittadinanza italiana di riuscire... Di riuscire ad entrare. Poi a Perugia tu hai giocato quanti anni? Ho giocato 6 anni. 6 anni, quindi diciamo che è stata la tua città un po' che ti ha adottato all'inizio, sì, no? Con Perugia ho vinto due campionati, 2 Coppa Italia. Mica da ridere. Sì. Poi hai vinto 2 Coppe CEV, una Supercoppa, hai vinto di tutto. E soprattutto, vabbè, ti sei infortunata, no? Un infortunio per un atleta è una cosa drammatica, no? Perché uno pensa subito è finita la mia carriera. E invece tu, grazie a questo infortunio, hai conosciuto Alessio. È giusto. Perché? Perché tuo marito faceva? Mio marito fa il... Fa il fisioterapista. Fa il fisioterapista in uno studio vicino a Perugia. E sono andata a fare la riabilitazione lì e quindi l'ho conosciuto. Ed è stato amore a prima vista? No, si è messo un po', anche perché penso che l'amore a prima vista è molto difficile trovarlo. Però adesso ci siamo sposati, ci troviamo molto bene e sono molto felice di averlo sposato. Sei molto felice di averlo sposato. E tra l'altro lui adesso ti ha seguito a Novara, sì, dove fa il fisioterapista di tutta la squadra. Ma tu non sei un po' gelosa che massaggi anche le altre tue compagne di squadra? Sì, sono molto molto gelosa e lui lo sa, quindi è inutile che te lo dico. No, perché io sarei gelosissima, scusami, con tutte queste ragazze, lui massaggia tutto, non è proprio una roba, eh?
Però tu ti fidi delle tue compagne di squadra? Sì, io mi fido molto. E poi, oh, nella vita... Ah, tu sei gelosa e lui no? No, anche lui, molto. Sembra giusto. E poi mi sembra giusto, anche perché sono una bella donna. È giusto, brava, hai ragione. Anche lui è un bel ragazzo? Sì. È biondo? È biondo, alto, è alto come me. È il tuo contrario, vedi? Allora è bellissimo. Poi è giusto, un po' di gelosia in amore, se no che amore è. Allora, intanto, hai imparato a cucinare un po' italiano per Alessio? È lo necessario. Sì, anche perché lo tengo a dieta, penso che... Ah, lo tieni a dieta? Perché voi come atleti dovete comunque seguire... Scusate, io voglio vedere Alberto che sta impastando. Dai, tu non pensi mai quando smetterai di giocare? Come, Antonella? Non pensi mai quando smetterai di giocare? Io no, io penso che arriverò fino a 45-50 anni. Bravo! Questa è meravigliosa. Poi hai visto, ma io ho visto anche atlete come Fiona May, hai visto, sono diventate attrici, ballerine, fanno un sacco di cose, quindi... Sì, ma io ho una... fisicamente sono... adesso sembra che ho 18 anni e ho 29 anni, quindi io penso di arrivare lontano ancora. Mi piace la sicurezza che ha lei, meravigliosa. A 29 anni ci mi sento 18 anni. Invece il tuo ricordo, il più bello della tua carriera, se tu dovessi chiudere gli occhi, per lui è stato il 2005, l'anno in cui è stato insignito come miglior giocatore all'europeo, in cui ha vinto lo scudetto, la Coppa dei Campioni. E per te? Per me è stato nel 2000, quando abbiamo vinto l'Olimpiata a Sydney, e quindi per me questa era una grandissima emozione, perché ho giocato io di persona e sono stata dentro in campo, quindi sicuramente... Due ori olimpici, tra l'altro, voi avete vinto, quindi guarda... Vedete come si rompe il cocco? Metti sotto. Mettiamo. Vabbè, ma tanto. Sì, ma. Non si rompe, è forte. Non si rompe, è fortissimo. Senti che botte. Non si rompe. Adesso, proprio perché lei è di Cuba, sennò dovresti farlo tu questo lavoro. Io ho detto, lei è molto più brava di me. Ecco, perché questo è un lavoro... Solo perché l'ha chiesto lei, Antonella. Antonella, io penso che questo solo è un lavoro di uomo. Questo è un lavoro da uomo, scusami, non è un lavoro da donna. Faccio siamo io? Tra l'altro a metà gara. Sì, faccio io? Dai, fallo tu, per piacere. E poi lei non si può fare male alle mani, Se no, dopo è un casino, ecco. Allora, ma cosa ti serve? Ti serve il latte o ti serve il... Allora, prepariamo un riso con cocco e lo serviamo con una... Zuppetta, scusami, di bietole. Aspetta, scoliamo il riso. Il riso hai detto col cocco. Riso cocco e zuppetta di bietole. E poi prepariamo una cocada che serviamo con l'anatra raccata. Per cui il rum cosa serve? Il rum abbiamo adoperato per il riso, mettiamo ancora un po' d'acqua nel riso. Mm-hmm. Allora possiamo togliere anche il pane che è pronto. Poi che tu stai a Novara, ormai il riso devi... hai imparato a farlo. Sì, anche perché mi piace molto. A Cuba si mangia molto il riso. A Cuba si mangia moltissimo il riso. Senti, ma com'è la tua dieta per mantenerti in forma atleticamente? Cosa mangi di solito? Io mangio molto... Appoggia di qua così. Ok, metti quello dentro. Sei bruciato, Sei un po' bruciato perché chiacchieravamo, va bene, dai, ma noi donne. Abbiamo l'altra fetta, tranquilla. Io mangio molto semplice, il riso mi piace molto con il radicchio. Con radicchio di Treviso di Alberto, vedi? Poggio qua che lo sposto io, grazie. E formaggio. Ah, mangi formaggi? Sì, è tipico mio che lo so fare, molto buono. E penso è il piatto più preferito che mi piace dell'Italia. Il formaggio? No, il riso con formaggio e radicchio. Il riso con formaggio e radicchio, vedi? E poi, secondo, carne, pesce? Mi piace molto la carne alla brace. La carne alla brace? Sì. E quindi, prima delle partite c'è qualcosa che mangi in particolare? Noi prima delle partite dobbiamo mangiare tutta la squadra molto leggero, quindi mangiamo la pasta con i sughi di pomodoro, e del secondo mangiamo il petto di pollo in bianco, la fettina di carne, o il prosciutto in mozzarella o prosciutto in grana. Basta.